Benvenuti in un nuovo video. Come avete visto, oggi felpetta perché fa freddo. Vi sto portando in un bellissimo posto. Questo posto è una riserva naturale, attualmente è chiusa, ma ci si può arrivare, cioè ci si arriva a proprio rischio e pericolo, diciamo così. C'è da fare un sentiero, si scende per 40 minuti. All'inizio è di questa difficoltà, poi è proprio un vero sentiero di montagna categorizzato dalla regione Sicilia come rosso, quindi molto impegnativo. A salire ci vuole circa un'ora. Sono arrivato ieri, però purtroppo essendo arrivato alle 5, perché ero di turno di notte, non mi hanno fatto scendere, o meglio mi ha consigliato di non scendere perché poi si sarebbe fatto buio e se succede qualcosa qui i soccorsi non arrivano. Quindi ho passato una notte qui. Tra l'altro posto è bellissimo, come avete visto, e questa mattina con calma, perché oggi sono di riposo, sto scendendo. Credo che già pomeriggio sarò a Siracusa, poi dopo Siracusa, se ricordo bene, prossima tappa è Catania. Purtroppo in lontananza vedo anche queste e non mi piacciono per niente. Motivo infatti perché oggi sto con la felpa, perché gli altri giorni alle 10 di mattina si moriva di caldo. Peccato, speriamo che non piova. Infatti anche oggi l'idea era di farsi un super bagno, però ci sto un pochino ripensando. Infatti mi sono portato il costume, ma effettivamente fuori non è caldo, l'acqua del fiume è gelata e farlo perché devo non avrebbe senso, cioè deve essere un piacere. Però comunque vediamo un attimo quando arrivo giù, magari dopo tutta questa camminata sarà un po' meglio. Visto, posto bellissimo, ho provato a fare qualche ripresa con il drone, però purtroppo c'è troppo vento e il drone è sempre quello mio riparato e non è adatto a situazioni del genere, quindi le riprese saranno venute anche male. Ora vediamo se in post produzione voi qualcosa avrete visto di decente. Vi dico innanzitutto il nome di dove sono: si chiamano laghetti di Cava Grande, non è acqua termale, quindi l'acqua è decisamente fredda. Niente bagno, ragazzi, avevo appena finito di rifare le riprese con il drone di nuovo perché si era abbassato il vento, ma sta piovendo. Il problema è che ci vuole anche un'ora, quindi se viene a piovere io sono una persona finita. Uno, perché mi bagno completamente. Due, perché ho il drone nello zaino. Comunque mi sbrigo a salire. E vabbè, si vede che doveva andare così. Tra l'altro ero anche da solo, quindi sarebbe stato bellissimo. Vabbè, il meteo ci vuole da un'altra parte. Allora, ci ho messo 40 minuti, calcolate che mi sono anche fermato a parlare con un po' di gente, a aspettarli che salivano, però alla fine è pur vero che ho 26 anni, sono abbastanza allenato e non l'ho fatta piano. Mi sono salvato perché sta per piovere. Quando io sono sceso non c'era nessuno, salendo c'era un sacco di gente, però il terreno non è bello e alcuni erano anche con i bambini. Io sinceramente non l'avrei fatto, bambini piccoli. La cosa importante che anche in questo caso devo fare è naturalmente contare i giorni, perché ad esempio io nei prossimi giorni sarò a Catania. A Catania sarò costretto a prendere un'area sosta perché, come ho già detto in altri video e mi hanno già detto qui in Sicilia, è forse la città più pericolosa della Sicilia, quindi sarò costretto a prenderla, anche perché per 20 euro non rischio che mi entrino dentro il van, e quindi lì avrei carico e scarico gratuito. Quindi non ha senso spendere oggi 10 euro, 5 euro, se dopo domani spenderò di nuovo 5 o 10 euro. Anche questa cosa è molto importante, che naturalmente se hai un budget limitato devi pensare.
Siracusa. Ora l'unico problema sarà trovare un parcheggio, però noi siamo positivi e confidenti. Ne ho trovato uno tramite Park Fortnite, l'applicazione che praticamente uso tutti i giorni per capire se c'è un posto dove stare, per trovare aree di sosta, dove caricare e scaricare l'acqua, ma soprattutto per leggere le recensioni in modo tale che se un parcheggio non è sicuro e quindi qualcuno ha lasciato una recensione negativa dicendo che gli sono entrati o X motivi, lo posso sapere e evito quei posti. Van parcheggiato è laggiù. Non me ne ero accorto, ma ho parcheggiato vicinissimo a Ortigia. Ortigia è un'isola che praticamente costituisce la parte più antica di Siracusa e credo che sia anche quella più famosa. Più precisamente, questo è il ponte che separa Siracusa da Ortigia. Buongiorno a tutti, sono le 8, mi sto per spostare verso Catania, però prima di spostarmi ricarico l'acqua, che qui c'è la classica casetta dell'acqua. Allora, acqua ricaricata, stiamo andando in un piccolo paesino che si chiama Pennisi, vicino Arcireale, cioè siamo a 20 minuti da Catania. Questo perché lì ci abita un mio amico che tra l'altro ha fatto con me il corso di sopravvivenza. Così lo passo a trovare, poi mi sposterò a Catania, penso in serata dopo il turno di lavoro. Dato che me lo chiedono tutti ogni volta, sono un informatico e smart working, motivo per cui riesco a fare questa vita. Per arrivare lì ci vuole 1 ora e 16, ma a me piace guidare, musica e parto. L'unica cosa, mi sa che devo mettere benzina. C'è un po' di traffico, infatti non vedo l'ora di mettere benzina e uscire dalla città, perché io il traffico lo odio. Ho usato la mia applicazione per vedere i posti qui intorno dove costasse meno il gasolio. Me l'ha trovata 1.7 e 1.9. Per tutti i consigli e le app che utilizzo io per consumare di meno, vi lascio il video qui in alto. Naturalmente è valido sia per chi viaggia in van, ma anche per chiunque fa una vita normale e mette gasolio o benzina in qualsiasi mezzo. Io ad esempio lo uso anche per la moto. Questo è il parco? È il parco dell'Etna, qua siamo all'interno del parco dell'Etna. Guardate quanta, tutta lava questa. Sì, sì. Per loro è normale, per me no. Per me è wow. Ta-da! Andiamo? Andiamo? Sì. Andiamo? Vieni? Usciamo? Eccoci qua. Anche qui la lava. Fa freddissimo, cioè freddissimo, sono 13 gradi. È cambiato completamente il tempo. Allora, sei contento? Di sicurezza. Dove andiamo? Sulle spalle di papà. Sulle spalle di papà. È contento. Sì, ma lui ci vuole stare. Ma che sorriso. Infatti. Sentiero Monti Sartorius. Monti Sartorius. Ok. È strano cammina qua. Questa è quella che viene chiamata bomba lavica. Questa è uscita dal cratere come così. La pelle che hai raccolto tu prima. Uh-huh. È stata sparata in aria dal cratere da dove è nata l'eruzione dei Monti Sartorius, che poi ti farò vedere lassù, ed è arrivata fino a qua. Ce ne sono diverse sparse, anche molto più grosse di queste. Come si sono allineati i crateri, no? 1, 2, 3, 4 e quello l'ultimo 5. E quello che vediamo è il versante di nord-est, tutto il versante di nord-est dell'Etna. Questo qui, sulla nostra sinistra, che è un po' più rossiccio in cima, sì. Non la parte più alta, quello è il versante di nord-est.
e Monte Frumento, ma poi ha continuato a eruttare anche da questi crateri, no? Okay. Quindi si è formata questa grossa colata lavica che è durata 6 mesi, una superficie di 8 km quadrati e uno spessore di 12 metri di altezza. Mamma mia! Lì c'è una vecchia camera magmatica che era un condotto da cui fuoriusciva la lava. Ci puoi guardare, è bellino, c'è un pozzo praticamente. Intanto lui super interessato. Sì. Sta dormendo. Eccoci alla camera magmatica, vediamo se. E questi rossi sono gli ultimi residui della colata. È sera, perché che cosa è successo? Finita questa escursione, ho accompagnato Danilo a casa, sono rimasto a pranzo con loro e poi sono volato giù a Catania perché io ero di turno, come vi avevo detto, attaccavo alle 2.30. Ho trovato un campeggio, a Catania c'era un'unica scelta perché c'è un solo camping, quindi per me è stato facile e sto ridendo perché questo camping non è propriamente normale. Poi vi spiegherò il perché. Veramente questa è la cosa più strana che mi è capitato in un parcheggio da quando viaggio. Peggio di quando ho dormito in un cimitero, vi lascio il video qui in alto per chiunque se lo fosse perso. Già mi dicevano che il mio van da fuori sembra un'ambulanza. Con il cibo così stiamo proprio in un ospedale. Però questo passa il convento.